cose peggiori della morte. Cose come me. Mio padre mi disse: tutti muoiono, William. Disse: la morte è l'unica cosa certa in questo universo. E per dimostrarlo, l'ho ucciso. La morte ci vince perché, forte o debole, amato o odiato, nessuno sfugge alla morte. Te compreso. E tu? Quante volte sei morto? I'm no Superman. Salve terrestri e benvenuti a Super Ergo Sum, rubrica che esplora e cogita sul mondo, le storie, i perché e i per come dei supereroi. Nel corso di tanti episodi abbiamo parlato di come nascono gli eroi in costume, di come si evolvono, cosa rappresentano, come sono stati costruiti e decostruiti. Ora è il momento di chiedersi: che cos'è la morte per i supereroi? Esiste? Non esiste? Beh, il discorso è più intricato e interessante di quanto si possa credere. Se siete lettori di fumetti da lunga data, lo sapete già. I supereroi non sono immuni alla morte, solo che per loro spesso è una condizione temporanea. Come ho detto in passato, per gli eroi in costume la morte è simile a una malattia infantile come la varicella o gli orecchioni, qualcosa che prima o poi tutti prendono, ma dalla quale con le cure giuste e un po' di riposo si guarisce e dopo si è più in gamba di prima. Ma è davvero così semplice? Chiariamo subito una cosa: non ho intenzione di fare un elenco di tutti i supereroi dei fumetti che sono morti e resuscitati. Sarebbe inutile e l'elenco sterminato. Praticamente tutti i personaggi nei pantheon dei colossi editoriali DC e Marvel sono morti e risorti almeno una volta, fino a far perdere di senso all'evento in questione, è diventato routine. No, faremo parecchi esempi, ma parleremo della morte come idea e come, nel corso degli anni, il modo di raccontarla nelle storie di supereroi sia andato cambiando, seguendo mutamenti culturali, esigenze commerciali e l'estro di autori più o meno ispirati. La morte che arriva, la morte benigna, la morte cattiva. La morte sicura, la morte che dona splendore e paura, la morte che viene con il suo dolore, la morte che cieca all'odio e all'amore, la morte regina senza scettro e corona, la morte in persona. Nei racconti popolari, nei fumetti fantastici e in quelli di supereroi, la morte è spesso vista come un personaggio con una sua identità ben precisa. Un concetto personificato con cui a volte è possibile persino discutere e provare a scendere a patti. A tuo rischio e pericolo, ovviamente. Né Il Settimo Sigillo, il capolavoro cinematografico di Ingmar Bergman, la morte accettava una sfida al gioco degli scacchi da parte di un crociato non ancora pronto a lasciare questa valle di lacrime, diventando la metafora dell'attaccamento alla vita da parte di chi non ha potuto assaporarla come avrebbe voluto e necessita di tempo per ritrovare se stesso, divenire completo e potere finalmente scrivere la parola fine alla propria esistenza. Nelle storie di supereroi, oltre che una formidabile giocatrice di scacchi, la morte può diventare un vero e proprio antagonista. Nel 1941, durante la Golden Age dei comics americani, il fumettista Carl Burgos, in un'avventura della Torcia Umana originale, introdusse il personaggio di Morte, raffigurato come il classico scheletro ammantato con la falce in pugno. Una presenza invisibile e maligna che trama nell'ombra influenzando Adolf Hitler e gioisce della distruzione causata dalla guerra. Un'idea seminale, simbolica, ma destinata a fare molta strada. Burgos, sceneggiatore e disegnatore dell'episodio, alludeva semplicemente al fatto che i conflitti giovano solo alla distruzione e che i grandi dittatori possono essere visti come eraldi della morte sulla terra, nemici della pace e quindi della vita, una figura allegorica che tutt'oggi ha un suo perché.
ma parecchi anni dopo, nel 1973, sul numero 26 di Captain Marvel, lo sceneggiatore Jim Starlin recuperò l'idea di Carl Burgos come sorgente ispiratrice di distruzione e forgiò un mito nuovo tra fantascienza e misticismo, facendo apparire la morte, che da quel momento sarà chiamata Lady Morte, al fianco del titano Thanos, potente alieno innamorato della morte stessa, deciso a offrirle l'annichilimento dell'intero universo in cambio della sua mano. Con la creazione di Thanos, apparso per la prima volta sulle pagine di Iron Man, Jim Starlin avrebbe portato profonde innovazioni nel cosmo Marvel, diventando di fatto il padre dell'intero filone cosmico. Una sottotrama che da quel momento sarebbe stata in costante espansione, nonostante Stan Lee non amasse troppo il lavoro di Jim sulle testate di Capitan Marvel e Warlock, distante e anche un tantino sovversivo rispetto allo stile canonico dell'universo di che aveva creato. Cresciuto negli anni 60, vissuta l'esperienza della guerra in Vietnam e dichiarato consumatore di stupefacenti, Jim Starlin aveva portato in casa Marvel una narrazione supereroistica dal sapore psichedelico e aveva edificato, storia dopo storia, un affresco visionario in cui si intrecciavano simboli psicanalitici e religiosi, dicotomie etiche e viaggi interiori, fortemente radicati nel fenomeno della controcultura e della contestazione giovanile del 68. Per il personaggio di Thanos, che nel corso del tempo sarebbe diventato il principale punto di forza delle sue storie, Starlin si era ispirato al dualismo di Eros e Thanatos, descritto negli studi di Sigmund Freud. Amore, anzi, libido e morte, i due impulsi fondamentali che dominano la natura umana. La pulsione alla vita e alla procreazione e il principio di morte che spinge alla distruzione, a volte anche di se stessi. Accoglienza e aggressività. Ogni essere umano, dice Freud, anela alla felicità, ma è inibito dai mille ostacoli posti dai costrutti culturali. In modo simile, l'umanità è naturalmente aggressiva e per non sfociare nella distruzione necessita di altrettante limitazioni. Per questo Eros e Thanatos sono in costante lotta tra loro e spetta all'evoluzione civile impedire la rovina della società nata dalle pulsioni aggregative dovute all'Eros. Jim Starlin elimina una vocale dal nome di Thanatos e fa di Thanos l'incarnazione definitiva del male, visto come totale annichilimento. Fratello degenerato di Eros, anch'egli semidio della razza degli Eterni, Thanos esulta nella distruzione e brama l'abbraccio della morte come coronamento delle sue imprese. Non un aberrante progetto ecologico, come descritto al cinema, dunque, ma pura estasi di annientamento, identificato con un morboso amore per la morte. Per il suo autore, Thanos è il male assoluto dell'universo Marvel, peggiore anche del demone Mefisto, controfigura della rappresentazione più classica del diavolo. Thanos è a sua volta la personificazione della fine di ogni cosa. Non è troppo strano che Lady Morte, entità che nel cosmo Marvel esiste come individuo, si ostini a rifiutare il suo amore, a volte disprezzandolo in silenzio. Forse proprio perché vede in lui un pericoloso rivale nel ruolo che le appartiene di diritto e un portatore di caos negli equilibri naturali dell'universo. Lady Morte è una figura cangiante, percepita in modi diversi da chi la osserva, uno scheletro per le sue vittime, una bellissima donna per Thanos. Sempre in casa Marvel, non dobbiamo dimenticare Hela, la dea norrena dei morti, antagonista dei numi asgardiani, figlia di Loki, secondo il mito, e incarnazione della mietitrice nel pantheon degli Asi. Regina delle anime perdute che non sono riuscite a raggiungere il Valhalla, il paradiso dei guerrieri, dove si festeggia, si gioisce e si fa l'amore per l'eternità. Insomma, Hela rappresenta la morte che attende chiunque non riesca a morire in battaglia e non può ricevere il premio degli eroi. Per come la vedevano i vichinghi, insomma, incarnava la morte per gli sfigati, destinati a finire in un regno tetro e noioso chiamato Helheim. Ma Hela, almeno nella sua versione marvelliana, trama per espandere il suo regno a chiunque trapassi. E questo la rende un personaggio da non sottovalutare.
Nel cosmo della DC Comics, invece, a cantare la morte e a darle forma fisica è stato Neil Gaiman, autore di Sandman e della famiglia degli Endless, in Italia anche loro chiamati Eterni e personificazione di sette condizioni umane: desiderio, distruzione, destino, delirio, disperazione, dream, sogno e death, morte. Sulle pagine dedicate all'epopea del Signore dei Sogni facciamo così la conoscenza di Death. Per gli amici Didi. Almeno questo è il modo in cui si presenta ai lettori anglofoni. A noi italiani potrebbe dire: ciao, sono morte. Per gli amici Mimi. Ma ancora nessun traduttore ha osato tanto. Sorella della divinità del sonno, Death, che in Italia finora ha conservato il suo nome in lingua inglese, risponde a un immaginario molto distante da quello della marvelliana Lady Morte. Death, per gli amici Didi, non si mostra mai con il sinistro volto di un teschio, non è altera e sprezzante, silenziosa e algida, tutto il contrario. Death, morte, esprime più che altro consolazione. Una ragazzina che ama vestire alla maniera goth, ma che per contrasto appare piena di vita, gentile e persino spiritosa. Una morte che tutto sommato farebbe piacere incontrare quando giunge il momento. La versione più bella, la più poetica, ma non l'unica presente nell'universo narrativo della DC. Altra figura molto meno rassicurante è il Black Racer, personificazione della morte creata da Jack Kirby nel 1971 sulle pagine di New Gods, dove è protagonista il pantheon di dei spaziali abitatori di Nuova Genesi, regno della luce contrapposto all'oscuro reame di Apocalypse. Descritto come uno sciatore astrale dalla pelle nera, vestito con l'armatura di un cavaliere medievale che cavalca le correnti spaziali, il Black Racer arriva sulla Terra per contrastare il supereroe Orion e prende possesso del corpo di Willie Walker, un reduce afroamericano rimasto tetraplegico durante la guerra in Vietnam. Torna quindi la sovrapposizione del concetto astratto di morte e quello terreno di guerra, retorico ma sensato. A differenza di Death degli Endless, il Black Racer rappresenta un'altra visione della triste mietitrice. Death, per gli amici Didi, è la morte liberatoria che mette fine alle sofferenze di una vita misera e porta un'agognata serenità. Il Racer simboleggia invece l'ineluttabilità della fine, che sfreccia, ti rincorre e per quanto tu possa fuggire, prima o poi ti prenderà. Certo, il fatto che voli su un paio di sci con tanto di racchette può fare sorridere i lettori di oggi, ma questo non lo rende meno letale. Del resto, è stato creato da Jack Kirby, padre anche di Silver Surfer, che per sfrecciare nei cieli cavalca un asse da surf, e anche lui nasceva come messaggero di morte, annunciando l'arrivo del divoratore di mondi Galactus. La bellezza, la vitalità e la grazia di sport eleganti visti come araldi della fine. Meno elegante e più classico come idea mortifera è Necron, il demone dimensionale nemico del corpo delle Lanterne Verdi. Sovrano di un territorio vicino all'inferno, Necron è un'ennesima personificazione della morte, stavolta vista come antagonista suprema della luce. Una leggenda narra che Necron si generò dal nulla precedente al Big Bang come anticorpo spontaneo delle tenebre nei confronti dei portatori di luce. Avatar dell'oscurità e del vuoto, Necron è raffigurato come una figura scheletrica gigantesca, affamata di anime e distruzione, che trama nell'ombra per gettare l'universo nel buio più totale e dare inizio alla terribile calamità che un'antica profezia tramandata tra le Lanterne Verdi definisce la notte più profonda. Considerato che ogni cultura dà alla grande consolatrice l'aspetto che vuole, più o meno, non dimentichiamo la personificazione della morte per i velocisti. Sì, gli eroi super veloci per cui lo spettro della dipartita ha l'aspetto del Flash nero. Personaggio ideato da Grant Morrison che fondamentalmente ha il ruolo di portare via, al termine della corsa, i supereroi con le ali ai piedi e ricondurli alla fonte dei loro poteri, la forza della velocità.
il Black Flash ha l'aspetto di un Flash nero, letteralmente, cioè il look dell'eroe in calzamaglia rossa che ha avuto l'identità di Barry Allen, Wally West, Bart Allen, solo che la sua tuta è nera come la pece, sporca e cadente, e il suo aspetto sotto la maschera è quello di un cadavere putrefatto, che però corre a tutta birra ed è risoluto ad agguantarti. La versione consumata di coloro che sta inseguendo, la fine che si mostra con le conseguenze materiali del disfacimento della sua stessa vittima. Insomma, la morte. La morte sovrana. La morte. La morte. La morte puttana. Ora che abbiamo visto la morte in faccia e ne abbiamo parlato in quanto personaggio e concetto, iniziamo a parlare della morte come evento. Un tempo, nei fumetti di supereroi, a morire regolarmente erano i cattivi, i nemici, che dopo aver dato filo da torcere all'eroe, schiattavano, a volte cadendo nelle loro stesse trappole. Il guaio è che tendevano sempre a tornare. Il Joker, nemesi di Batman, raramente viene arrestato e chiuso nel manicomio criminale di Arkham. In genere sembra crepare in modi sempre cruenti e spettacolari. Alla fine del suo secondo scontro con l'uomo pipistrello, raccontato da Bob Kane e Bill Finger nel 1940, il Joker rimane infilzato dal suo stesso coltello e muore sotto gli occhi di Batman e Robin. Muore ridendo. Ma dentro l'ambulanza che lo sta portando all'obitorio, il medico che lo esamina si accorge che respira ancora. Che succede, dottore? Ha visto un fantasma? Quest'uomo non è morto. È ancora vivo. E vivrà. Cos'era successo? Il Joker, qui alla sua seconda apparizione, era stato molto apprezzato dai lettori. La DC aveva tutto l'interesse a conservare il personaggio. Kane e Finger, nel realizzare la loro storia, avevano pensato di farlo morire, e anche in modo agghiacciante, con il suo sorriso stampato in faccia dopo il trapasso. La casa editrice, però, non era d'accordo e, si racconta, ordinò di aggiungere una vignetta finale poco prima che l'albo andasse in stampa, in cui veniva detto che il Joker, in realtà, era sopravvissuto. Da allora, il pagliaccio del crimine ha sperimentato tante morti. Sempre nella Golden Age è finito sulla sedia elettrica ed è stato riportato in vita dai suoi sgherri con l'iniezione di un liquido verde, come nel film Reanimator, una faccenda che non mi pare sia mai stata spiegata. Successivamente lo abbiamo visto disintegrato da un'esplosione, precipitato ad altezze vertiginose, bruciato vivo, annegato in abissi d'acque, tutte circostanze in cui il suo corpo non si trova. Mille morti che vanno interpretate come un esorcismo nei confronti di un male incarnato che ritorna sempre, che non può essere ucciso, più che delle morti, delle spettacolari e temporanee uscite di scena, tutte eseguite con grande stile, tra l'altro, e il Joker. In ambito marvelliano, tra gli anni 60 e i 70, le morti dei villain erano gestite in modo un po' diverso. Il Teschio Rosso, principale avversario di Capitan America, è stato dato per spacciato tante volte quanto il Joker della DC, ma per mettere in panchina, leggi, dare per morti i suoi villain, la Marvel preferiva ricorrere al sistema del vedo e non vedo. Praticamente metteva il cattivo di turno in situazioni da cui sembrava impossibile uscirne vivi, ma chiudeva la scena con una dissolvenza senza mostrare l'atto finale. Al Dottor Destino, nemesi storica dei Fantastici 4, capitava di essere scaraventato fuori da un'astronave nel vuoto dello spazio, senza ossigeno, aggrappato a un detrito alla deriva, oppure di essere colpito da un raggio riducente, roba l'Ant-Man, che rimpiccioliva le sue dimensioni fino a farlo scomparire. No!
Per l'epoca, senza MCU, quando il concetto di universo quantico non era tanto praticato, vedere un uomo rimpicciolirsi e poi sparire alla vista era una cosa abbastanza impressionante, soprattutto se non avevi letto The Shrinking Man, 3 mm al giorno, il romanzo di Richard Matheson, o visto il bel film che ne trasse Jack Arnold nel 1957. Ma i villain marvelliani sono fortunati. Specie se ti chiami Destino, c'è sempre un'astronave aliena che passa di lì, pronta a darti un passaggio, o una civiltà di dimensioni subatomiche da conquistare, che ti daranno il tempo per riorganizzarti e tornare a fare danni. Anche il burattinaio, sempre nelle storie dei Fantastici 4, ci ha fregato tante volte. O meglio, ci fregavano Lee e Kirby, che lo facevano cadere nel vuoto, lasciandoci credere che si fosse spiaccicato, per poi, qualche tempo dopo, mostrarcelo mentre usciva fischiettando dall'ospedale, sopravvissuto a fratture multiple. Un'altra volta lo vedevamo intrappolato in un sommergibile stretto tra le spire di una piovra gigante, lì lì per essere schiacciato come una lattina di Coca-Cola. I poteri di controllo mentale del burattinaio non funzionano sulla piovra. Il malvagio sembrava perduto, invece no. Come ci sarà raccontato più avanti, all'ultimo minuto il motore del sottomarino ingrana la marcia e fila via. Adrian Toomes, l'avvoltoio, nemico di Spider-Man. Lo abbiamo visto agonizzante nel letto di una prigione. Per inciso non ci avevano detto che malattia avesse, solo che aveva avuto un incidente, era grave e stava per morire. Questo mentre un altro criminale rubava il segreto delle sue ali meccaniche, inseguito dalle sue maledizioni, per diventare il nuovo avvoltoio. Per un po', visto che poco dopo Adrian tornava a volare, dicendo che la collera aveva vinto la malattia. Magari funzionasse così. Si trattava di morti presunte che in un modo o nell'altro non erano mai avvenute davvero. Il meccanismo era questo: introdurre un flashback che ci spiegasse come erano realmente andate le cose e in che modo il personaggio se l'era cavata per il rotto della cuffia. E in genere si trattava dei cattivi, perché da un canto il male va estirpato, ma la mala erba non muore mai. Però arrivati negli anni 70, succede qualcosa di nuovo. Nel 1973, sul numero 121 di Amazing Spider-Man, succede l'impensabile. L'eroe fallisce e Gwen Stacy, la dolce fidanzata di Peter Parker, muore, vittima del cattivissimo Green Goblin. Un evento che all'epoca scioccò i lettori. Che succede qua? Il supereroe salva sempre la sua bella in pericolo. I buoni non muoiono. E invece sì. I tempi cambiano e dopo aver innovato l'idea stessa degli eroi in tuta, rendendoli tutti nevrotici e problematici, la Marvel introduce anche il fattore morte. E stavolta è una vera morte. Definitiva. Questo twist in realtà covava sotto la cenere, considerato che Stan Lee aveva introdotto nelle storie di supereroi delle dinamiche narrative prese in prestito dalle soap opera televisive statunitensi. Stiamo parlando della continuity, il crescendo quotidiano di tensione e l'evoluzione nei rapporti tra i personaggi. Una caratteristica delle soap opera era la possibilità dei protagonisti di lasciarci le penne, a volte in modo anche improvviso, se gli sceneggiatori non sapevano più che fare di un personaggio o se un attore o un'attrice decideva di abbandonare lo show o veniva licenziato. Dietro le quinte, la Marvel aveva deciso già da un po' di ammazzare un membro di supporto del cast di Spider-Man per aggiungere un tocco di oscurità in più alle storie del Tessi e Ragnatele. Pare che la cosa fosse stata oggetto di lunghe riunioni di redazione. John Romita Senior, in seguito, raccontò che si era parlato di fare fuori la zia May, ma che l'idea era stata scartata. La serie aveva comunque dei punti fermi che non si era pronti ad abbandonare. Peter doveva continuare a preoccuparsi per la vecchia zia con il cuore malandato ed essere trattato da lei come un bamboccio. Si era fatto allora il nome della rossa Mary Jane,
ma non andava bene neppure lei, visto che all'epoca era stata inserita come un personaggio di alleggerimento. Ammazzi la linea comica. Nah. Le riunioni che coinvolgevano il direttore editoriale Roy Thomas, lo sceneggiatore Jerry Conway, che avrebbe dovuto scrivere materialmente la storia, John Romita Senior e lo stesso Stan Lee, andavano avanti e non si riusciva a scegliere la giusta vittima sacrificale. A un certo punto, Conway e Thomas tirarono fuori la proposta di uccidere Gwen Stacy. Sì, facciamo fuori la fiamma dell'eroe. Zia May, dopo tutto, è anziana, ma Gwen, nessuno se lo aspetta. Pensa che scoop! E così andò. Molti anni dopo, Stan Lee, in un'intervista, avrebbe raccontato. Jerry Conway e Roy Thomas mi proposero di uccidere Gwen Stacy e la verità è che io stavo per partire per l'Europa, dove dovevo incontrare qualcuno per discutere importanti questioni di lavoro, e avevo la testa da un'altra parte. Così, quando Jerry e Roy mi dissero «Che ne pensi se facciamo morire Gwen?», io risposi «Sì, ok, fate un po' come vi pare». Non credo di averlo recepito veramente. Avevo premura, ero stanco per la lunga riunione e tutto quello che volevo era chiudere e andarmene da lì. Quando tornai in America, mi trovai davanti al fatto compiuto e dopo lo shock iniziale ricordai che in un momento di confusione avevo dato il mio benestare alla cosa. Ne rimasi sconvolto. Lo avevano fatto per davvero. Oh mio Dio! Avevano ammazzato Gwen! Brutti bastardi! La morte di Gwen fu definita la morte dell'innocenza nei fumetti di supereroi, perché fino a quel momento i buoni, i puri, ce l'avevano sempre fatta. Ora non più. La regola era stata infranta e non c'era più niente di certo. O così sembrava. C'era dell'altro. L'assassino della ragazza, il Green Goblin storico Norman Osborn, non poteva passarla liscia dopo averla fatta così grossa. Infatti, di lì a poco, tirò le cuoia anche lui, trafitto dalla lama del suo stesso aliante. Godspeed, Spider-Man. A suo modo, per l'epoca, un secondo colpo di scena storico che faceva giustizia a Gwen Stacy e suggellava i toni più seri che salutavano l'era d'argento dei comics americani, inaugurando l'età del bronzo che si prospettava più cupa e insidiosa. Gwen non sarebbe tornata più, o meglio, sì, l'avrebbe fatto, sotto forma di clone creato dal villain chiamato Sciacallo, però. E quando parliamo di cloni, dobbiamo capire in quali termini. La clonazione umana nell'ambito del racconto fantastico può avere significati diversi. Dipende a chi chiedi, chi la fa, come la racconta. In alcuni casi un clone è descritto come la fotocopia dell'individuo, un duplicato che somiglia fisicamente all'originale, ne conserva il patrimonio genetico, ma come persona non ha niente a che vedere con lui. In altri contesti, quando il clone conserva memoria e personalità del defunto, parliamo di una forma di resurrezione. Praticamente un corpo nuovo di zecca per qualcuno che era defunto e che in un certo senso si reincarna in una versione replicata di se stesso. Un concetto sul quale più avanti dovremmo tornare. A quale categoria apparteneva il clone di Gwen Stacy? Quella delle copie o dei resuscitati? Al riguardo, la Marvel diede informazioni confuse e contraddittorie. Sembrava incline a suggerire che la Gwen ricomparsa fosse solo un duplicato. Anzi, peggio, perché più avanti, con una massiccia operazione di retrocontinuity, fu rivelato che quella Gwen non era neppure un clone, ma un'altra ragazza chiamata Joyce Delany, il cui aspetto era stato modificato dal professor Miles Warren, lo sciacallo, per assomigliare alla ragazza di Peter Parker. Salvo poi negare tutto un'altra volta e tornare all'idea del clone,
Insomma, il classico insopportabile incasinamento marvelliano. L'unica cosa sulla quale la Marvel sembra essere sicura è che la vera Gwen sia da considerare definitivamente morta, almeno nell'universo principale. Le cose andarono diversamente per il suo assassino. Goblin, prima sostituito dal figlio Harry, e molti anni dopo riportato in scena vivo e vegeto, rivelando che la sua particolare fisiologia aveva resistito alla ferita, altrimenti mortale. Le cose si fanno sempre più strane e le morti durano più a lungo. Ma andiamo con ordine. Il personaggio di Bucky Barnes, la spalla di Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale, era stato creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941 e si rifaceva dichiaratamente a Robin, partner dell'uomo pipistrello che aveva esordito nei fumetti solo un anno prima. Con la fine della guerra e la crisi del fumetto supereroistico, le avventure di Capitan America persero di interesse e la serie fu chiusa. Ci fu un tentativo di rilancio in tempo di pace, ma andò malissimo e fu subito accantonato. Tra l'altro, in quel periodo, Bucky Barnes fu presto messo in panchina e al fianco di Cap comparve Golden Girl, Betsy Ross, già vista come primo amore di Steve Rogers e successivamente evolutasi in una specie di Batgirl in forma patriottica. Bucky avrebbe fatto ancora qualche apparizione sporadica in avventure retrospettive su testate di breve durata, per poi perdersi tra le pieghe della storia. Tutte le avventure post-belliche sarebbero state in seguito smentite, rivelando che Cap e Bucky incontrati su quelle pagine erano in realtà degli impostori. Quando la casa editrice Atlas si trasformò in Marvel, Stan Lee decise di dare una svolta ufficiale alla storia di Capitan America e del suo giovane aiutante, raccontando sul numero 4 della serie Avengers del 1964 che Cap e Bucky erano stati ritenuti morti alla fine della guerra. Questo preludeva allo scongelamento di Steve Rogers, precipitato tra i ghiacci dell'Artico e rimasto in animazione sospesa per decenni. Ma Bucky non aveva avuto altrettanta fortuna. L'aereo su cui i due si trovavano durante la loro ultima missione sulla Manica era esploso, uccidendo il giovane eroe, per quanto il suo cadavere non fosse mai stato ritrovato. Aspetta, probabilmente è carico di esplosivo! Lo vedo, Dio Cap, esploderà! Gettati, vai, vai, gettati! Non posso, sono bloccato! La morte retrospettiva di Bucky serviva alla Marvel, che già si differenziava dalla DC sotto tanti aspetti, a motivare il fatto che nelle sue storie di supereroi non comparissero giovani assistenti. Figure che invece abbondavano in casa DC. Pensiamo allo stesso Robin, a Kid Flash, Wonder Girl, Speedy, Aqualad e altri ancora. Le poche eccezioni riguardavano proprio Bucky e Toro, la spalla infuocata della prima torcia umana, che in ogni caso erano personaggi nati nella Golden Age e apparivano solo in storie ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. Capitan America, risvegliato ai giorni nostri, in verità si svegliò negli anni 60, ma sapete come funzionano i fumetti, le lancette dell'orologio si spostano in modo che gli eroi non invecchino mai. Cap, dicevamo, si sarebbe tormentato per anni a causa della morte di Bucky. Per un po' avrebbe provato, con molti dubbi, a sostituirlo con Rick Jones, il ragazzo salvato da Bruce Banner durante l'incidente con la bomba gamma che lo trasformò in Hulk, ma non durò. I supereroi Marvel volevano essere più responsabili dei loro predecessori. Basta ragazzini che combattono il crimine al fianco degli adulti più esperti. La morte di Bucky era diventata un punto fermo nel canone marvelliano. Bucky era un fantasma del passato di Steve Rogers, rappresentava il grande fallimento che lo destabilizzava, un rimpianto costante. E nello stesso tempo, per il lettore, era una figura affascinante perché il ricordo di un eroe morto in battaglia ha sempre un sapore leggendario, agrodolce. Capitò in più occasioni che James Bucky Barnes sembrasse tornare in vita, solo che non era lui.
C'era sempre dietro una macchinazione, un automa creato dal Teschio Rosso, un androide programmato da MODOK, senza troppa fantasia, ma tutti intrighi mirati alla distruzione di Steve Rogers. Oggi si sente citare spesso una sorta di legge che riguarda i fumetti di supereroi. Dice che le uniche morti certe sono quelle dei genitori di Bruce Wayne e dello zio Ben, personaggi la cui morte è fondativa per l'origine degli eroi. Beh, per lunghissimo tempo fu così anche per Bucky. Il ragazzo che aveva combattuto al fianco di Capitan America per tutta la Golden Age era considerato un caro estinto che doveva rimanere tale perché nel nuovo mondo non c'era posto per lui, un fantasma della memoria che ci ricordava che i tempi erano cambiati e che Steve Rogers era un uomo sbucato dal passato, tormentato dal ricordo della guerra e della missione in cui l'amico aveva perso la vita. Bucky rimase morto per ben 42 anni, fino al 2005, quando lo sceneggiatore Ed Brubaker decise che il personaggio aveva dormito abbastanza. Bucky! Chi diavolo è Bucky? Scopriamo così che Bucky non è mai morto. È sopravvissuto alla caduta in mare dopo l'esplosione dell'aereo, è stato recuperato da un sottomarino sovietico e ha subito un lavaggio del cervello, venendo ibernato e riattivato periodicamente per essere usato come sicario con il nome in codice di Soldato d'Inverno. Un altro di quegli interventi che sono definiti retro continuity. Qualcosa di simile a quello che aveva fatto Stan Lee per uccidere il personaggio e che adesso, dopo lunghissimo tempo, tornava in scena, vivo e abile. Praticamente una resurrezione, un fenomeno che non riguarda soltanto i supereroi, ma che affonda le radici nella narrativa seriale da tantissimo tempo. La notizia della mia morte è stata alquanto esagerata. Con queste ironiche parole, destinate a diventare celebri, lo scrittore Mark Twain commentò la falsa notizia diffusa sui giornali inglesi nel 1897 che lo dava per defunto in condizioni di estrema povertà. In successivi articoli, Twain, il cui vero nome era Samuel Clemens, ipotizzò che l'abbaglio fosse dovuto al fatto che qualche tempo prima suo cugino, James Clemens di St. Louis, fosse malato e si stesse curando a Londra, peraltro rimettendosi completamente. Perché, inoltre, sarebbe dovuto morire in povertà, Twain non se lo spiegava proprio, visto che viveva in un'agiata casa di Chelsea, lavorava e godeva di buona salute. Il suo aforisma, divenuto così famoso, è citato spesso quando si parla di morte tra personaggi di fantasia e in qualche caso ha fatto persino la storia. Chi non conosce Sherlock Holmes, l'investigatore privato per antonomasia, mito e archetipo, oltre che figura letteraria? La sua mente geniale, il suo sistema induttivo che lo porta a ricostruire eventi e relazioni partendo da dettagli infinitesimali, la sua velocità di ragionamento talmente eccelsa da sembrare un superpotere. Lo scrittore Sir Arthur Conan Doyle presentò per la prima volta Holmes al pubblico nel 1887 nel racconto intitolato Uno studio in rosso, ispirandosi in parte al personaggio di Auguste Dupin, detective creato anni prima da Edgar Allan Poe in I delitti della via Morgue e capostipite del sottogenere che sarebbe stato definito poliziesco deduttivo. Holmes sarebbe divenuto presto una figura molto amata dai lettori di Mystery Stories, protagonista assieme all'inseparabile dottor Watson, suo biografo e voce narrante delle avventure, di una lunga serie di imprese mirabolanti. Il Segno dei Quattro, il secondo romanzo uscito nel 1890, e quindi le raccolte di racconti, le avventure e le memorie di Sherlock Holmes, pubblicati inizialmente a episodi sulla rivista inglese The Strand Magazine tra il 1892 e il 1894. Il successo di Holmes fu straordinario. Eppure il suo autore, il buon Sir Arthur Conan Doyle, non si sentiva del tutto a suo agio.
La sua creazione gli aveva donato consensi e benessere. Sherlock era diventato un'icona popolare, amata, letta, imitata. Tutto mentre il suo autore era ancora in vita. C'era di che essere soddisfatti, ma Arthur fremeva. La sua passione principale, infatti, era la narrativa fantastica, cui si dedicava parallelamente alla stesura delle imprese di Holmes. Lo affascinavano misteri che nessun investigatore riusciva a risolvere, delitti surreali, storie oniriche e dell'orrore, dove la logica razionale e la deduzione non avevano nessuna voce in capitolo. Non che Arthur fosse arrivato a odiare Sherlock, dopotutto lo aveva reso famoso, permettendogli di vivere più che dignitosamente, eppure la sua presenza si era fatta ingombrante, un peso, un dovere che gli sottraeva tempo e spazio per vivere quelli che l'autore considerava i suoi veri interessi. Fu per questo che nel 1894 Arthur Conan Doyle scrisse quella che nelle sue intenzioni doveva essere l'ultima avventura di Sherlock Holmes e liberarlo definitivamente da questa dipendenza. In Il problema finale, Holmes si trova a fronteggiare un'intelligenza diabolica in grado di rivaleggiare con la sua, quella del professor Moriarty, genio matematico a capo di una fitta rete criminale, personaggio potente e spietato, dedito al delitto e all'intrigo per puro divertimento intellettuale. È l'inizio di una sfida tra due formidabili forze contrapposte. Se lei, Holmes, è abbastanza astuto da distruggere me, lo avvisa Moriarty. Stia sicuro che io farò lo stesso con lei. L'intenzione di Conan Doyle era esattamente questa: narrare il duello di due energie, bene e male, luce e ombra, in grado di annientarsi a vicenda. Alla fine del racconto, Holmes e Moriarty si affrontano su un costone roccioso che costeggia le cascate di Reichenbach in Svizzera. Stretti in un abbraccio mortale, i due nemici precipitano tra i flutti, scomparendo entrambi. Gli eventi sono ricostruiti dal dottor Watson, che scopre i segni della lotta e le impronte che si esauriscono laddove inizia il letale strapiombo. Sherlock Holmes è morto e ha portato il suo avversario con sé. In seguito, Watson trova una lettera di Holmes in cui l'amico afferma di essere giunto al capolinea e che liberare il mondo dalla minaccia di Moriarty gli costerà un prezzo altissimo, ma anche di non avere rimpianti in quanto sente che la sua carriera di investigatore è prossima al termine e che la possibilità di andarsene in un bagliore di gloria gli è di conforto. Per l'autore questa doveva essere l'epica fine del suo personaggio e l'inizio per lui di una nuova carriera di scrittore, libero dalle aspettative della serialità e pronto a dedicarsi a nuove creazioni. Ma non aveva fatto i conti con i lettori. Sherlock Holmes era ormai un mito e non apparteneva più a lui, ma al suo pubblico. La rivista The Strand Magazine fu tempestata di lettere indignate che comprendevano anche giudizi di merito nei confronti dell'autore. E che cazzo, Conan Doyle? Non si fa così. Ci ammazzi il nostro eroe. Ti facciamo il culo. Riportalo subito indietro. Sopraffatti da quella che sembrava una vera rivolta popolare, editore e autore furono costretti a cercare una soluzione che mettesse tutti d'accordo. Conan Doyle scrisse così nel 1901 Il mastino dei Baskerville, un'avventura retrospettiva in cui Watson ricorda un caso particolarmente intricato risolto da Holmes tempo prima della sua sfortunata dipartita. Il romanzo ebbe un grande successo, ma non bastò a placare i fans. I lettori non volevano storie ambientate nel passato, esigevano che Holmes tornasse dal regno dei morti e si facevano sentire in modo rumorosissimo. Sir Arthur finì con l'abbozzare, scrivendo nel 1903 L'avventura della casa vuota, racconto in cui Sherlock Holmes torna effettivamente in vita. Apprendiamo infatti che il duello sulle cascate di Reichenbach si era risolto a vantaggio di Holmes, ma che questi aveva inscenato la propria morte per sottrarsi alla vendetta degli accoliti di Moriarty rimasti ancora in libertà.
Holmes aveva quindi vissuto per qualche anno in clandestinità, il tempo per finire di smantellare l'impero criminale del suo nemico e poter finalmente tornare a mostrarsi alla luce del sole. Holmes contatta Watson travestito come un lercio collezionista di libri e quando si rivela, il dottore sviene, crollando sul pavimento dello studio. Holmes è tornato e vivrà ancora tante avventure al fianco del fido Watson nella raccolta di racconti intitolata Il ritorno di Sherlock Holmes, nel romanzo La valle della paura e Il taccuino di Sherlock Holmes, per non parlare dei tanti romanzi apocrifi, cioè scritti da altri autori che seguirono la morte di Conan Doyle, Il diario segreto del dottor Watson di Phil Growick, La soluzione 7% di Nicholas Meyer e molti altri. Il caso di resurrezione di Sherlock Holmes fa da paradigma, modello generale, di un fenomeno che da quel momento avrebbe pervaso la narrativa popolare, in molti casi seriale, contagiando anche il cinema, la televisione, il fumetto. Qualcosa che possiamo definire notizie esagerate sul decesso. Un esempio da manuale lo troviamo sulle pagine di Angelica, serie di romanzi popolari scritti dai coniugi Anne e Serge Golon a partire dal 1956. Una serie di ben 13 libri ambientati nella Francia del XVII secolo che vedono protagonista la bella Angelica, marchesa degli Angeli, figlia di una famiglia nobiliare decaduta che la promette in moglie al facoltoso Geoffrey de Peyrac, conte di Tolosa. Un uomo dal passato burrascoso, sfregiato in viso e zoppo, che la ragazza sposa con ritrosia, ma che diventerà l'amore della sua vita quando Geoffrey rivelerà di possedere un animo gentile e un'intelligenza raffinata, dedita alle arti e alla scienza. E sarà proprio quest'ultimo talento, come accusa di stregoneria, a far cadere Geoffrey vittima di una congiura che lo porterà a bruciare sul rogo. Angelica tenta di salvarlo, ma arriva troppo tardi. Il seguito delle sue avventure riguarderanno la vendetta contro chi ha distrutto la sua famiglia, la risalita nella posizione sociale e le attenzioni sentimentali del re Luigi XIV. I mille intrighi e i molti amori, quasi tutti destinati a non sopravvivere alle avventure dell'affascinante protagonista. Ma Geoffrey, il primo, il più importante, aveva lasciato una ferita aperta. Certo, la sua morte, violenta e ingiusta, aveva contribuito a forgiare il carattere dell'eroina e a renderla l'avventuriera indomabile che sarebbe divenuta leggendaria per milioni di lettori e in seguito spettatori con il popolare ciclo di film interpretati dall'attrice Michel Mercier. Il personaggio di Geoffrey de Peyrac faceva rivivere il mito della Bella e la Bestia, anche se definire bestia l'attore Robert Rossen sarebbe un tantino eccessivo. Uomo la cui avvenenza era stata intaccata dalle avversità, era sfregiato, zoppicava, non era il classico Adone, ma aveva uno spirito nobilissimo, doti di spadaccino ineffabile e un'intelligenza geniale. Insomma, il non plus ultra del romanticismo, ed era stato un peccato perderlo così presto. Anne e Serge Golon lo sapevano, l'amore definitivo per la loro eroina non poteva essere uno qualunque. Per questo, alla fine di Angelica e l'amore del re, terzo romanzo della saga, pubblicato nel 1959, è lo stesso Luigi XIV a rivelare ad Angelica come a bruciare sul rogo fosse stato il cadavere di un precedente condannato e che il conte era evaso, scomparendo, probabilmente annegando, durante la sua fuga. In realtà, Geoffrey è vivo e libero, è diventato un pirata e si è tenuto nascosto alla sposa per non esporla a ulteriori pericoli. Una volta scoperta la verità, Angelica parte alla sua ricerca, decisa a riunirsi a lui, cosa che avverrà dopo molte altre peripezie. Il meccanismo della morte, che non è quello che sembra, è ormai parte della narrativa seriale in ogni sua forma, spesso legata a personaggi amati e alle esigenze di un pubblico che non si rassegna a lasciarli andare, o a dinamiche contrattuali, se parliamo di interpreti, e commerciali, in caso di rilanci di show che stanno perdendo il favore dell'audience.
La vicenda di Angelica, ma anche la questione di Sherlock Holmes, sono citati espressamente in Misery, romanzo di Stephen King del 1987, dove le reazioni di un pubblico feroce e del narratore che diventa suo ostaggio sono rese secondo i criteri del thriller. Misery Chastain è infatti una sorta di Angelica americana, protagonista di una serie di romanzi in costume che hanno fatto la fortuna di Paul Sheldon, il suo autore. Paul si è stancato della narrativa seriale, il suo estro lo spinge a dedicarsi ad altro, scrivere altro. Per questo, nel suo ultimo libro, ha descritto la morte dell'eroina, deciso a porre fine a una fatica letteraria che ormai gli era venuta a noi. Durante un viaggio in auto, però, ha un brutto incidente che gli lascia entrambe le gambe fratturate ed è soccorso da Annie, un'ex infermiera psicopatica che lo sequestra nella sua isolata casa di montagna. Annie, oltre che pazza, è un'avida lettrice delle avventure di Misery e scoprire la morte dell'eroina la rende furiosa. Paul si ritrova prigioniero di una guzzina che gli impone di scrivere un nuovo libro, riportando in vita la protagonista, e dovrà farlo in modo credibile, ben scritto, abbastanza da soddisfare la sua fame di lettrice esigente, sotto la minaccia di sevizie inenarrabili. Misery è la metafora di un fandom tossico che sostanzialmente tiene in pugno il destino dei creativi, influenzandoli, ricattandoli, rendendoli prigionieri delle loro stesse creazioni secondo una visione ottusa e reazionaria che non accetta nessun cambiamento. Praticamente un mostro. Se nel romanzo di King, lo scrittore Paul Sheldon, per resuscitare Misery, ricorre al metodo più collaudato, quello della falsa morte, narrando un caso di catalessi, diverso e straniante fu l'espediente a cui ricorse la produzione del celebre serial televisivo Dallas per riportare in vita il personaggio di Bobby Ewing nel 1986, morto in un incidente 2 anni prima e rimasto defunto per il tempo di un'intera stagione. Il ritorno di Bobby nella celebre scena della doccia fu giustificato come un sogno dell'ex moglie Pamela, azzerando di fatto gli eventi della stagione precedente. Un twist brusco e poco ragionato, pensato per reintrodurre in tutta fretta un personaggio di cui il pubblico aveva mal digerito la scomparsa. Anche nelle soap opera americane le resurrezioni non sono troppo rare. Il discorso è uguale. Personaggi che sono stati amati dal pubblico, un nuovo contratto per un interprete che si era allontanato e la morte è sconfitta. Un esempio significativo è il ritorno in scena di Roger Thorpe, villain storico della soap Guiding Light, in Italia Sentieri. Roger, interpretato dall'attore Michael Zaslav, era stato un personaggio sfaccettato, cattivo, violento, ma a suo modo affascinante. Un arrampicatore sociale senza scrupoli, la cui indole andò lentamente peggiorando, fino a sconfinare in atti criminali sempre più imperdonabili. Alla fine della sua lunga avventura, era morto sotto gli occhi del pubblico, precipitando da una scogliera a Santo Domingo e abbandonando definitivamente, così pareva, la soap. Circa 10 anni dopo, il possibile ritorno di Roger fu annunciato da un breve dialogo con funzione di retrocontinuity. Veniva detto, infatti, che il criminale respirava ancora dopo essersi schiantato sugli scogli, ma era deceduto durante il tragitto in ambulanza. In seguito sarebbe stato rivelato che l'uomo era stato salvato dalla CIA e reclutato come agente segreto con una nuova identità. Dopo una lunghissima assenza, Roger Thorpe tornava così in scena più ambiguo che mai, prima come figura mascherata e quindi a volto scoperto, sconvolgendo l'intero cast a partire dall'ex moglie, che era stata la principale vittima delle sue violenze. La successiva amnistia per i servizi resi allo Stato come agente governativo lo rendevano inoltre un uomo libero, in grado di tornare a intrattenere il pubblico con la sua malvagità e il suo carisma. Con l'eccezione dello strampalato sogno di Pamela in Dallas, la prassi di resurrezione è divenuta uno standard e per molto tempo sarebbe stata applicata anche in tantissimi fumetti supereroistici. Charles Xavier, il mentore degli X-Men, morì una prima volta sul numero 42 della serie originale degli Uomini X, ucciso dal mostro chiamato Grottesco. Anche in quel caso, le intenzioni della Marvel erano quelle di liberare la squadra mutante dalla presenza esuberante del loro benefattore e conferire i suoi poteri telepatici al personaggio di Jean Grey.
Diciamo dunque che in quel frangente Xavier era davvero morto. Ma anche in questo caso la risoluzione non piacque e Charles tornò per la prima volta qualche tempo dopo sul numero 65, rivelando che a morire al suo posto era stato il mutante mutaforma chiamato Changeling, un vecchio avversario malato terminale che, desideroso di redenzione, aveva assunto l'aspetto di Charles, permettendo a questi di lavorare in segreto per preparare la resistenza all'invasione degli alieni Znox. Il consueto gioco delle tre carte sarebbe andato avanti per molto tempo, complicandosi con nuovi trucchi dell'illusionista. È da ricordare la saga di Fenice, scritta dallo sceneggiatore Chris Claremont, che rilanciò definitivamente la serie degli Uomini X dopo un periodo di assenza dalle edicole. Tutto iniziava con la giovane mutante Jean Grey che rischiava la vita nello spazio per salvare i compagni di squadra, fondendosi con la potentissima entità cosmica chiamata Fenice. Il nome stesso della Fenice alludeva a un mito che parlava di morte e rinnovamento in diverse culture. Gli antichi egizi veneravano Bennu, uccello legato all'astro del sole e consacrato al dio Ra, simbolo di resurrezione e quindi del ciclo infinito della vita, parente stretto della Fenice, chiamata così dai greci, la cui leggenda era riassunta con il motto latino «Post fata resurgo», «Dopo la morte mi rialzo». Uccello raffigurato con aspetto di rapace, in grado di controllare la forza del fuoco e rigenerarsi dalle proprie ceneri. La Fenice marvelliana rappresentava una nuova vita per il personaggio di Jean, simbolicamente già morta e rinata sullo shuttle con cui aveva condotto in salvo i suoi amici. Nelle intenzioni iniziali della Marvel, Fenice avrebbe dovuto essere per gli X-Men un referente mitologico come Thor lo era per i Vendicatori. Ma Chris Claremont aveva altri piani, meno convenzionali. Corrotta dall'enorme potere, Jean Grey finiva con il perdere la testa e trasformarsi in Fenice Nera, passando dallo Yin allo Yang, da forza creatrice a distruttrice. In un furioso delirio di onnipotenza, Fenice Nera distruggeva l'intero pianeta Dbari, causando la morte di miliardi di creature senzienti, per poi suicidarsi in un attimo di lucidità prima di fare altri danni, attivando un'arma aliena sepolta da millenni sul suolo lunare. Ti amo, Scott. Una parte di me resterà sempre con te. No. Cinque anni dopo, il disegnatore e sceneggiatore John Byrne, sulle pagine di Fantastic Four 286, avrebbe stravolto completamente la trama messa in piedi da Claremont nel 1980, narrando che Fenice e Jean Grey erano due esseri distinti e che l'entità cosmica aveva assorbito la personalità e i ricordi della ragazza terrestre al punto da convincersi di essere lei. La vera Jean, intanto, giaceva ibernata in una capsula sul fondo della baia di New York, dove a un certo punto veniva ritrovata dagli Avengers. Una riscrittura che Chris Claremont, lo sceneggiatore in carica sulla testata dedicata agli X-Men, non apprezzava granché. Per lui Jean era definitivamente morta e aveva scritto le storie successive in modo che gli altri personaggi elaborassero il lutto. Tuttavia, la Marvel è quello che è, un universo condiviso dove le trame portate avanti da più autori si intrecciano, spesso generando grandi contraddizioni. Da quel momento, la caratterizzazione del personaggio sarebbe diventata sempre più farraginosa. Ai lettori era stato detto che a morire sulla Luna non era stata Jean, ma un simulacro. Eppure c'era qualcosa di macchinoso nella spiegazione data da Byrne. I residui empatici della creatura cosmica che in qualche modo si ricongiungevano a Jean donandole i ricordi del tempo che aveva vissuto sulla Terra come Fenice davano origine a un'ambigua identificazione quasi pirandelliana. Jean Grey? Fenice? Fenice? Jean Grey? Nel corso del tempo il legame tra l'essere mitologico e la giovane mutante si sarebbe fatto sempre più strano, enigmatico e confuso. Fenice, in qualche modo, esisteva perché esisteva Jean, destinata da sempre a ospitare la sua energia vitale, e in futuro altre morti avrebbero atteso il personaggio, altre resurrezioni, come una Fenice, che se muore è solo per tornare in un ciclo senza fine.
Il concetto di morte apparente e di conseguenza temporanea nasce dunque nella narrativa popolare seriale. E che cosa c'è di più seriale del genere supereroistico? A un certo punto, però, succede qualcosa di specifico che riguarda precisamente i supereroi e la loro mortalità. Una scelta narrativa che finirà con l'essere abusata fino alla stucchevolezza. Anche questo uno sviluppo naturale quando parliamo di serialità infinita. Nel 1982, durante la sua gestione della serie dedicata a Daredevil, lo sceneggiatore e disegnatore Frank Miller descrive la morte di Elektra Natchios, la ninja assassina a pagamento che era stata il grande amore giovanile dell'avvocato Matt Murdock, l'identità civile del diavolo di Hell's Kitchen. Elektra muore sul numero 181 della testata, nel racconto intitolato L'ultima mano, uccisa in combattimento dal letale Bullseye in una scena rimasta iconica. La morte di Elektra, personaggio sfaccettatissimo creato dallo stesso Miller, rappresentava il coronamento dei toni noir e drammatici che l'autore, ancora nella fase iniziale della sua carriera di fumettista, aveva infuso alle storie di Daredevil, rendendolo qualcosa di diverso dagli altri supereroi Marvel. Un cocktail di crime, arti marziali e introspezione, in cui l'elemento più smaccatamente supereroistico si faceva rarefatto. Uccidere Elektra significava colpire al cuore il protagonista e rappresentava un rilancio contemporaneo del concetto che molti anni prima era stato realizzato dalla morte di Gwen Stacy sulle pagine di Spider-Man. A differenza di Gwen, Elektra non era un personaggio innocente, era un'assassina con un passato traumatico, una creatura ambigua, romanticamente in bilico tra bene e male. Ed era diventata una figura importante nell'epica metropolitana narrata da Frank Miller. Se la morte di Gwen rappresentava la fine dell'innocenza, quella di Elektra gridava al lettore che a volte la redenzione non è possibile, non basta, o semplicemente qualcuno non fa in tempo a ottenerla, perché la vita è crudele. A vincere, in questo caso, era stato il male assoluto personificato dal malvagio Bullseye, che a differenza di Goblin non morirà. Un anno dopo, nel 1983, Frank Miller scrive il capitolo intitolato Resurrezione, che si presta a delle riflessioni interessanti. Infatti, il racconto non reintroduce nella continuity il personaggio di Elektra come ci si sarebbe potuti aspettare. Non esattamente, ma presenta altri contenuti, anche contraddittori, se vogliamo. Leggendo l'episodio con gli occhi di oggi, qualche dettaglio può apparire grossolano, ma non per questo meno rilevante. Al centro del racconto c'è La Mano, la setta di ninja rossi che tra i suoi affiliati aveva avuto la stessa Elektra. La Mano è un'organizzazione criminale potente, depositaria non solo di abilità combattive temibilissime, ma anche di un sapere magico che rende possibile ai suoi adepti cose straordinarie. Come resuscitare i morti, per esempio. La mano, infatti, tra le tante attività criminali, ha un brutto vizio, quello di rubare i corpi di persone defunte che in vita avevano grandi abilità e riportarle in vita trasformate in malvagi automi ai loro ordini. E adesso stanno cercando il cadavere di Elektra per resuscitarla e farne una super killer al loro servizio. All'inizio della storia, la loro strada è incrociata dalla vedova nera, Natasha Romanoff, che si batte con loro e viene colpita da un dardo avvelenato. Parliamo della mano, i suoi sicari non vanno tanto per il sottile. Natasha riesce a raggiungere Matt Murdock, con il quale in passato aveva avuto una relazione, e muore tra le sue braccia, esattamente come era già successo a Elektra. Sì, la vedova nera muore, avvelenata, per risorgere nell'albo successivo. Succede che i Casti, la setta di ninja bianchi avversaria della mano, c'è sempre la contrapposizione tra luce e tenebra, ha mandato qualcuno per contrastare i piani dei nemici e impedire la resurrezione di Elektra. Per
Questo qualcuno si chiama Stone, un mistico guerriero che possiede il potere di riportare in vita i defunti, riversando in loro parte della propria energia vitale. Per dirla tutta, è anche telepatico e sa fare più cose di un coltellino svizzero, insomma, qualcuno che non sarebbe male farsi amico. E tu dici che la mano la vuole dissotterrare e riportarla in vita? Hanno il potere di farlo. Non è più strano di parlare con il pensiero. Stone riporta in vita Natasha con una risoluzione straniante, considerato che per l'epoca le resurrezioni supereroistiche non erano ancora all'ordine del giorno. Daredevil e Stone riescono a interrompere il rituale della mano che farebbe di Elektra un automa assassino, e Matt, suggestionato dalle parole di Stone sulla pratica della resurrezione, tenta in prima persona di portare indietro Elektra con il suo amore, ma ovviamente, verrebbe da dire, non ci riesce. Anche se per un attimo, grazie ai suoi sensi ipersviluppati, gli sembra di sentire il cuore di Elektra riprendere a battere. Disperato, Matt abbandona la scena. Stone, rimasto solo con il corpo della ragazza, si prepara a farla a pezzi per impedire ulteriori tentativi sacrileghi di resurrezione. Ma si accorge di qualcosa e si ferma. Da lettori onniscienti leggiamo i suoi pensieri. Stone afferma che l'amore di Matt ha purificato Elektra, e non è chiarissimo che cosa questo vorrebbe significare. Una pagina dopo, vediamo una figura scalare una montagna innevata. Giunta in cima, si libera della pelliccia e si rivela essere Elektra, viva, con indosso una versione bianca di quello che era stato il suo look da combattimento, un tempo scarlatto. Non c'è nessuna spiegazione, nessun commento, solo la sagoma di Elektra che si erge libera su una vetta, come se avesse raggiunto la pace, il paradiso o forse un nuovo livello di consapevolezza. L'intuizione felice di Frank Miller era proprio questa, l'ambiguità. Noi lettori non sapevamo se Elektra fosse realmente resuscitata e dopotutto non era neppure importante. Il personaggio si era sempre collocato in una zona morale intermedia e adesso era andato oltre. Il suo sacrificio e l'amore del suo uomo, amante e antagonista nello stesso tempo, l'aveva affrancata dai peccati della sua vita precedente. Se la resurrezione di Natasha, descritta qualche pagina prima, era oggettiva, quella di Elektra era invece simbolica, un ritorno alla vita che sarebbe dovuto rimanere non confermato, sfuggente, la rappresentazione del superamento di un trauma, di una pace ritrovata, che di fatto nuova vita. Per questo, a mio parere, la resurrezione della vedova nera appare uno snodo narrativo forzato, funzionale solo a far vedere come funzionano i poteri rivitalizzanti di Stone, e sottrae un po' di pathos all'epifania finale di Elektra come metafora di rinascita spirituale. Ma torniamo ai meccanismi commerciali. Frank Miller era molto attaccato al personaggio di Elektra e, nonostante l'avesse fatta morire, sarebbe tornato a mettere mano in prima persona alle sue avventure due volte. La prima con Elektra Assassin, una miniserie dallo stile sperimentale disegnata dall'artista Bill Sienkiewicz con una grossa componente psichedelica ed erotica che la Marvel pubblicò nel 1986 sotto l'etichetta Epic, destinata a lettori adulti. Elektra Assassin non solo si presentava come storia fuori continuity, seguendo regole narrative ed estetiche tutte sue, ma era anche ambientata nel passato, prima dell'esordio di Elektra nel ciclo storico raccontato su Daredevil. Insomma, un'operazione che potremmo paragonare a Il mastino dei Baskerville, romanzo con cui Conan Doyle aveva provato a narrare una nuova avventura di Sherlock Holmes senza farlo tornare fisicamente dall'aldilà. Sempre Frank Miller, nel 1990, avrebbe realizzato Elektra vive ancora, storia ambientata stavolta dopo la presunta resurrezione di Elektra avvenuta nella serie regolare. Ma attenzione,
Si trattava sempre di un racconto ipotetico, probabilmente tutto un sogno di Matt Murdock, in cui gli eventi erano calati in un'atmosfera nebbiosa, onirica, alla fine della quale Elektra moriva una seconda volta. Una cosa che risultava un po' frustrante, in effetti. Frank Miller aveva posto una condizione tassativa alla Marvel. Lui doveva essere l'unico a scrivere di Elektra. E così fu per qualche anno. Ma i vincoli contrattuali non dovevano essere così ferrei. Tanto è vero che la Marvel, nel 1993, con grande dispetto di Miller, decise di fare a modo suo e soddisfare i tanti lettori che dopo due storie, una ambientata nel passato, l'altra solo sognata, chiedevano il ritorno di Elektra nella continuity ufficiale. Fu lo sceneggiatore D.G. Chichester, nel ciclo di storie di Daredevil intitolato Fall of Grace, caduta dal paradiso, attingendo in parte a spunti ideati da Miller in Elektra Assassin, a riportare Elektra definitivamente in casa Marvel e a confermare finalmente che, sì, quella scena enigmatica vista anni prima significava che Elektra era tornata in vita materialmente. Camminava ancora tra noi ed era più figa che mai, pronta a diventare protagonista di una miniserie personale e dunque di una sua testata regolare. L'affare Elektra inizia a traghettare nelle avventure supereroistiche il concetto di morte oggettiva, cui può seguire un'altrettanto oggettiva resurrezione. Era un cambiamento non da poco. Fino a quel momento, cloni a parte, i personaggi morivano solo in apparenza e ritornavano grazie a eventi che erano stati taciuti ai lettori. In sostanza, nell'ambito della narrazione seriale, si ritenne a un certo punto che la morte apparente non andava più bene, che fosse una soluzione troppo scontata. No, per sconvolgere il pubblico, gli eroi dovevano tirare le cuoia in modo inequivocabile, trapassare, schiattare, magari subire pure un'autopsia. I lettori dovevano toccare i cadaveri dei loro beniamini, sentire che erano diventati freddi, non avere dubbi, sapere, pensare che non li avrebbero rivisti mai più. La morte tornava a essere morte, con tutte le sue prove tanatologiche in evidenza, almeno per un po'. Iniziava a consolidarsi quella che io definisco sindrome di Lazzaro, un al di là le cui porte sono girevoli e dove rivedere un vecchio amico che ci ha lasciato può essere solo questione di tempo. Sembra bello, ma scopriremo insieme che dal punto di vista narrativo non è sempre così. C'è ancora tanto di cui discutere, defunti da piangere, ritorni per cui esultare e trapassi tanto spietati quanto provvisori da commentare. Dinamiche che oggi sono diventate uno standard, ma nel mucchio troveremo anche delle eccezioni. Qualche storia ben scritta in cui la morte di un eroe con superpoteri conserva un senso, una dignità poetica. La descrizione di una fine che fa parte della vita e che le conferisce valore. Storie che vale la pena commentare. Vi do appuntamento quindi alla seconda parte di questo episodio della rubrica. Se prima non muoio, farò del mio meglio per evitarlo. Nel frattempo, per favore, continuate a sostenermi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e se potete donate qualcosa su Tipeee, magari abbonandovi per un paio di euro al mese. Non immaginate quanto questo mi sia d'aiuto. Potete anche acquistare i miei libri sul sito di Bisso Edizioni o donare un fumetto alla biblioteca di Altroquando dalla nostra lista dei desideri Amazon. Trovate tutti i link in descrizione. Come diceva l'ammiraglio Okita in La corazzata spaziale Yamato del grande Leiji Matsumoto, restate vivi. Noi ci vediamo presto in un altro quando.